Luca è stato in missione di pace con le forze armate in due località che io ricordo. Una si chiamava Pech e una Pistina. Sono venuto a Milano perché la mia condizione di malattia, che è la condizione mia acuta, è abbastanza un po' grave. Lavorare nell'esercito rappresenta l'unica forse possibilità di avere un lavoro sicuro e stabile. Tra me e io, questo è tossico, ma questa è una particella veramente tossica, quindi avere la dispersa in tutto il corpo. Ad oggi abbiamo soltanto l'effetto di questi dubbi e di chi li ha causato. Ci sono 163 decessi e 2500 ragazzi che attualmente sono malati. Il donativo non lo sa se sono stati utilizzati per mettere l'organo impoverito. Non ci dicevano, insomma, assolutamente che cosa, che tipo di armi avevamo in dotazione. Non veniva detto niente, o al limite dei prenotati, le mascherine senza filtro. La ricaduta qual è? Io credo che sta rischiando un'intera generazione. Da quando si è ammalato e è deceduto mio figlio, a casa mia non si può ridere più. C'è sempre un silenzio di tomba, praticamente è diventato un cimitero a casa mia. Quasi 2 anni sono che sto combattendo questa malattia. Chi mi capisce? Dio. Bene, il film l'abbiamo visto, è un spettacolo molto toccante. Io chiamerei innanzitutto i nostri 3 carissimi autori per dirci all'unisono e brevemente la sintesi di questa loro fatica. Abbiamo voluto raccontare soprattutto la vita quotidiana di queste persone, la quotidianità di una malattia che penetra dentro le famiglie con una drammaticità che ci ha colpito moltissimo. Quindi non è stato tanto un documentario tecnico, tra virgolette, ma è stato un documentario che ha voluto entrare nella vita e nelle famiglie che ci hanno permesso di farlo. Con la consapevolezza che questo problema non riguarda tanto dei soldati che contestano l'essere stati mandati in missione, ma dei professionisti, chiamiamoli pure così, che semplicemente si rivolgono alle istituzioni accusandole di non averli messi nelle condizioni ideali per svolgere il proprio mestiere. Per cui, per questo anche Matteo diceva non è né di destra né di sinistra questa problematica. Aggiungo solo una cosa, visto che io mi sono occupato della fotografia, delle fotografie e soprattutto della ricerca iconografica, che la cosa che mi ha più impressionato durante questo lavoro di ricerca di immagini è stata la facilità di accesso che certi siti dell'esercito statunitense hanno reso possibile a delle immagini che si possono scaricare liberamente, tutti voi lo potete fare, soprattutto dal sito del Corpo dei Marines, delle immagini che riguardavano le protezioni che venivano messe a disposizione dei militari contro i rischi e i pericoli dell'uranio impoverito. Questa è la dimostrazione del fatto che il problema dell'uranio impoverito esiste, è un problema affrontato anche dall'esercito statunitense, e quell'esercito mette i suoi soldati in condizioni tali da potersi proteggere, come anche è stato dimostrato dal video, dal brandello di video che abbiamo inviato. Grazie Leonardo. Angelo Miotto, chiediamo a Maurizio di pazientare ancora un attimo. Velocissimo, 2 cose, una è molto tecnica. Quando abbiamo scelto queste storie, come avete visto, sono 4 le storie. Alla fine potete immaginare anche la difficoltà di andarle a cercare, di capire quale rappresentare. Allora, un dato che ci ha colpito moltissimo, inesperti come eravamo della storia dei militari chiamati poi per queste missioni, è che abbiamo trovato moltissime storie da Roma in giù, moltissime storie di ragazzi, come avete visto, che hanno scelto anche la carriera militare affascinati dalla divisa, ma anche e soprattutto perché
c'è un lavoro da fare da professionisti, lo dicono, ci sono dei soldi che hanno cambiato la loro vita. E come dice il fratello, uno dei fratelli di Ciaccio, appunto, è partito che stava bene, adesso perché lo Stato non si preoccupa della sua salute. Ecco che torna quindi ancora una volta la preoccupazione, credo, del nostro lavoro, del fatto che tre persone, come siamo tre professionisti, fotografia, giornalismo, audio, video, abbiamo cercato di mettere tutte queste nostre capacità in questo lavoro, sicuramente non militaristi, sicuramente con dei passati anche addirittura da obiezione di coscienza, ci siamo preoccupati di un settore, quello dei militari, cercando di far vedere che sono cittadini, quelli che camminano per le stesse strade, come fa Laccetti per Roma con i suoi concittadini, e però sono cittadini di uno Stato che poi alla fine li ha utilizzati per un lavoro, li ha mandati in missione di guerra, e però poi se ne disinteressa. La politica, ci diranno poi chiaramente anche i nostri relatori, ha fatto delle cose, applicazioni non ce ne sono state, dal punto di vista giuridico siamo ancora fermo, lo sentiremo fra poco, ma soprattutto la domanda che abbiamo fatto, credo, al Ministro, che non è potuto venire questa serata, della difesa, e che è un ministro diverso evidentemente da quello che avete visto all'inizio di questo documentario, che era allora il dottor Parisi, la domanda che avremmo fatto volentieri al dottor La Russa è: allora che si fa adesso su questo problema? Molte grazie. Rammentando che la provincia ha voluto patrocinare questo ente, non ci sono solo io per rappresentare la provincia, ci sono anche dei miei illustri colleghi, l'assessore Ted, il collega Spina, consigliere, Alfredo Vigarani, consigliere anche lui. Ci sono anche molte altre persone che si occupano di questo argomento per passione o per professione, tra le altre anche la giornalista di Roma Veca, che ringraziamo di essere qui. Per cominciare il dibattito, così come previsto, darei immediatamente la parola a Massimiliano Garofalo, che è fratello di Alessandro, un ragazzo che non c'è più, militare vittima di questa vicenda. Prego. Niente, buonasera a tutti. Sono un po' in difficoltà a parlare perché ovviamente sono emozionato, io ci provo. Niente, racconto la vicenda di mio fratello. Mio fratello ha fatto il militare nel 90-91 nella 132esima brigata corazzata Ariete e distanza Maniago. Tornato a casa dal militare si è ammalato dopo 6 mesi di linfoma di Hodgkin, la malattia di tutti gli altri ragazzi. E allora non abbiamo pensato che potesse essere legato alla vita militare. Ricordo che non era né volontario né stipendiato, perché era un militare di leva, come siamo stati tutti. E niente, tornato a casa si è ammalato di linfoma di Hodgkin. Noi, io e mio padre, siamo solo noi due in casa, non abbiamo pensato che fosse stato quello. Nella fine del 2000, inizio 2001, è scoppiato il caso dell'uranio impoverito, con Striscia la Notizia, con vari interventi del dottor Leggero, e abbiamo cominciato io e mio padre a guardare sul giornale il perché mio fratello, tornato dal militare, si era ammalato delle stesse malattie di tutti questi ragazzi, e abbiamo trovato sui giornali, perché abbiamo ricercato le notizie, un'interrogazione di un deputato pordenonese della Lega Nord, l'onorevole Ballaman, che diceva dove era mio fratello a fare il militare in quel periodo lì, e nel poligono si erano addestrati gli aerei anticarro americani A-10 e che probabilmente utilizzavano i proiettili all'uranio impoverito. Abbiamo fatto difficoltà a capire, a pensare che potesse essere collegato, però ci siamo messi in contatto con l'onorevole Ballaman. Siamo partiti, siamo andati a Pordenone. A Pordenone l'onorevole Ballaman ha appena visto le nostre carte, ha presentato un'interrogazione all'allora ministro della difesa Mattarella. Era il 12 febbraio del 2001. Ha presentato un'interrogazione al ministro Mattarella e ci aveva fatto una confidenza dicendoci che insieme a mio fratello c'erano due ufficiali in chemioterapia, quindi non c'era solo mio fratello, c'erano due ufficiali in chemioterapia. Niente, poi c'è stata la commissione Mandelli che ha detto che le tre relazioni Mandelli, che diceva che c'era un eccesso statisticamente significativo di linfoma di Hodgkin, che era la malattia di mio fratello. Poi il Ministero della Difesa ha chiesto le carte al distretto militare di Brescia nel marzo del 2001, ha chiesto le carte per vedere se la vicenda di mio fratello, per analizzare la vicenda di mio fratello. Quindi il Ministero della Difesa è dal marzo del 2001 che sa la vicenda di mio fratello. Niente, intanto c'era stata presentata la prima interrogazione parlamentare. Poi è venuto nel 2002 a casa mia Sigfrido Ranucci, che è un giornalista per me bravissimo di Renews 24, che
che ha fatto un'inchiesta che è andata in onda nel 2002, Polveri maledette, che io adesso non trovo più in internet, non so perché, ma così. E niente, c'era l'intervista a mio fratello con le carte che lui andava nel poligono, che ha messo in onda la carta che lui andava nel poligono a sgomberare, perché io nella documentazione di mio fratello c'ho dei decreti di sgombero di poligoni di tiro. E niente, dopo c'è la denuncia del generale in ausiliare dell'Arma del Genio, Fernando Termentini, che dice che i militari che sono stati impegnati, come abbiamo visto prima, nelle operazioni di bonifica, sono a rischio perché andando a mani nude a recuperare i bossoli, così, mi sto un po' impappinando, sono un po' in difficoltà. E niente, dopo, mio fratello era anche lui del Genio, quindi c'è un range, cioè tutti quelli del Genio, addetti alla bonifica, sono quelli più a rischio come persone. Niente, poi sono state presentate altre due interrogazioni parlamentari, quindi ci sono tre interrogazioni parlamentari su mio fratello, a tutte queste tre non è stata data nessuna risposta. Noi come famiglia non sappiamo niente, coincide tutto, ma nessuno ci ha dato delle risposte. Dopo adesso, niente, l'unica cosa che volevo dire è che io gli volevo bene e lui mi voleva bene, basta. Molte grazie Massimiliano. Entriamo da ora insomma in una discussione anche di carattere scientifico. Abbiamo visto la dottoressa Gatti, Antonietta Gatti, già protagonista del film. Chiediamo a lei e poi al professore Evandro Lodi Rizzini di illustrarci i loro punti di vista, chiaramente tenendo conto del tempo a disposizione, quindi gli chiederemo anche a loro di essere sintetici, ma per inquadrare ulteriormente bene ciò di cui ci stiamo occupando, ciò di cui stiamo parlando stasera. Quindi la parola alla dottoressa Gatti, grazie. Ringrazio i registi perché mi hanno dato modo di vedere alcuni ragazzi che io non ho mai conosciuto, per me erano un nome e un pezzettino del loro corpo che io ho analizzato, entro cui ho visto il microcosmo guerra, perché quello che ho trovato lì dentro è stata l'esposizione che loro hanno avuto ed era l'ambiente bellico in cui loro hanno operato, che è rimasto all'interno del loro corpo, e questo, queste polveri estremamente sottili, diverse da quelle che abbiamo in via Zamboni, però sempre polveri sono, ricordiamocelo questo, per cui il linfoma di Hodgkin nei campi di battaglia non sono poi molto dissimili dai linfomi di Hodgkin che troviamo fra la gente comune. Comunque dicevo, lì dentro io ho trovato delle cose incredibili e ho cominciato a dire, guardate che l'uranio impoverito c'entra, ma c'entra soprattutto l'ambiente bellico. L'operazione Vulcano che avete visto, probabilmente lì di bombe all'uranio impoverito non ce n'erano, ma c'era tutto. C'erano delle bombe, metalli pesanti, che venivano in qualche maniera frammentate, sminuzzate e disperse nel vento. E chi le respirava e chi mangiava la frutta e la verdura del luogo aveva la possibilità di ingerire questa schifezza, chiedo scusa se uso questo termine, ma quello che ho trovato là dentro era questo. Quello che non viene fuori in questo film è ancora un altro aspetto a cui io tengo molto, perché è un aspetto che colpisce noi donne. Perché queste persone si portano a casa la guerra, ma la possono trasmettere alle donne. Questa è la cosa più inquietante, che non c'era nelle altre guerre. Ci sono in queste guerre perché qui si fanno delle temperature di combustione altissime, quindi si fanno delle polveri ancora più sottili, che entrano e non si fermano nei polmoni, ma vanno nelle parti più interne, più intime. E quindi noi abbiamo anche sperma inquinato che può in qualche maniera contaminare le donne. Possiamo avere bimbi malformati, quindi non è però qualcosa di matematicamente sicuro. È probabile che se sono esposto questa esposizione rimanga dentro di me e c'è la possibilità che certe esposizioni vengano trasmesse alle donne. Per cui quelli che gli americani chiamano la burning semen disease, cioè la malattia del seme urente,
viene da un ambiente bellico, che però può essere trasmessa alle donne, e queste si possono ammalare, ma può essere trasmessa anche alla prole. Non riesco ancora adesso a dire queste cose in maniera tranquilla. C'è sempre una profonda emozione, perché sono cose che potrebbero essere evitate. Questa è la cosa che mi preme dire, e quello che io vorrei fare, che continuo a fare, è prevenzione, cercare di fare prevenzione. Certe cose si possono prevedere, certe precauzioni si possono prendere, e le donne, le mogli, le compagne, la società deve sapere queste cose, perché in qualche maniera si deve pur cautelare. Noi ci hanno detto siamo andati in missione di pace, ci hanno sparato addosso, quindi tanta pace poi non era, tutto sommato. La cosa più inquietante è che quella guerra, che noi non abbiamo combattuto, noi l'abbiamo inalata, ingerita, e poi l'abbiamo trasmessa. Queste sono le nuove malattie del XXI secolo, a cui noi ci dovremmo in qualche maniera abituare e, se possibile, prendere delle precauzioni. Grazie. Grazie anche per la sintesi. Abbiamo il piacere di dare la parola al professor Evandro Lodi Rizzini, che è venuto appena a saputo di questo evento. Il professore è vice direttore del Dipartimento di Chimica e Fisica dell'Università di Brescia. Grazie per lo scambio di posto. Sarò un po' più lungo, anche perché il sottoscritto, anche se è probabilmente il maggior esperto al mondo, non in Italia, di antimateria. Domani mattina io ho un incontro con la stampa per illustrare l'ultima grande scoperta in attesa che abbiamo pubblicato nel mese d'agosto e che ha trovato spazio anche in Nature di venerdì scorso, 28 agosto, tra le Research Highlights. No, io mi permetto di farvi notare, di rendervi edotti di quale sia l'enorme difficoltà per degli scienziati che desiderano essere giusti, che desiderano essere onesti, che desiderano avere una deontologia nel loro ambiente. Io peraltro sono molto esperto anche dell'ambiente dei politici, perché il 31 marzo del 1977 alla commissione presieduta dall'onorevole Loris Fortuna, presente la Emma Bonino, il Partito Comunista Italiano ha fatto parlare il professor Evandro Lodi Rizzini, essendo lui il responsabile del Partito per l'Energia e l'Ambiente, oltre che membro del Comitato Politico per la Centrale Elettronucleare di Caorso. Quando il professor Evandro Lodi Rizzini finì di parlare quel giorno, il professor Edoardo Arti, fondatore del CERN, si alzò e pubblicamente ringraziò il professor Lodi Rizzini per quanto aveva detto sui contenuti dei piani di emergenza e di evacuazione della centrale elettronucleare di Caorso. La cosa mi fece particolarmente piacere perché in queste vicende c'è sempre anche l'aspetto umano. Edoardo Maldi era nato a 10 chilometri da Caorso, essendo nato a Carpaneto Piacentino. Edoardo Maldi sapeva che Enrico Fermi, che è morto a 55 anni per un tumore all'apparato digerente, passava le estati da ragazzo a Caorso. Quindi il suo rapporto con la centrale elettronucleare di Caorso e con i problemi connessi con eventuali rilasci ambientali andava ben oltre il semplice aspetto scientifico. E io fui particolarmente onorato di questa sua manifestazione. Io avevo già avuto occasione di incontrare Edoardo in concorsi e ho sempre tenuto con grande orgoglio il giudizio che lui diede della mia capacità di vedere cose che altri non vedevano. Una cosa che non appare
È una cosa che incredibilmente viene sottovalutata, è l'enorme difficoltà che interviene nelle varie fasi di una qualsiasi riflessione noi si faccia sulla ricerca scientifica, perché è molto difficile fare delle diagnosi in generale. È molto difficile pensare a come andare oltre la diagnosi, cioè cosa fare. Solo pochissimi al mondo sanno poi trarre le conclusioni. Nel 1995 il CERN di Ginevra, il maggiore laboratorio al mondo sulla ricerca delle particelle elementari, pubblica come copertina del suo volume di 300 pagine un Dalis plot, una figura che, se fosse stata giusta e vera, era da premio Nobel, perché era la scoperta delle cosiddette globule. Peccato che Alessandro Lodi Rizzini, del gruppo antagonista, ha detto che era tutto sbagliato. E anche grazie ai colleghi di Bologna, negli anni successivi abbiamo dimostrato che quella era semplicemente una pessima analisi di pessimi dati sperimentali. Sto parlando della copertina del più grande laboratorio del mondo. Quindi bisogna stare attentissimi, perché anche in buona fede io ho avuto a che fare con i più grandi scienziati in quel campo, tedeschi, inglesi, che in buona fede credevano di essere riusciti a ingabbiare i dati sperimentali, di poter analizzare dei veri dati sperimentali. Io ho fatto una battaglia di alcuni anni per convincere i miei colleghi a sostituire un rivelatore di 2 miliardi, tutto l'apparato era costato più di 50 miliardi, con un cilindro vuoto. E domani la stampa si occuperà di quello che è successo nel cilindro vuoto, l'ennesima grande scoperta che abbiamo fatto. Voi non avete idea di che cosa significhi confrontarsi con dei colleghi che, come detto, sono talora in buona fede, ma non hanno capito niente, quando poi ce ne sono il 50% che sono in mala fede. In mala fede. Io, quando per caso, quella sera di marzo, del 20 di marzo del 2001, ho sentito al TG1 un certo professore che diceva quello che diceva su questa vicenda, mi sono leggermente incazzato. Il giorno dopo ho telefonato al Corriere della Sera e ho detto: Ferruccio De Bortoli, scusa, ti dispiace darvi voce in capitolo, perché non posso accettare che la scienza italiana sia rappresentata da quell'individuo. Deve essere chiaro che quell'individuo non ha niente a che fare con la ricerca scientifica italiana, perché io non posso accettare le stupidaggini che sono state dette. Per i qui presenti desidero ricordare che il sottoscritto ha scritto il primo suo libro nel 1968 ed era intitolato Metodologia statistica della misura, perché come discepolo di Fermi io so bene cosa ha significato per Fermi il saper fare le analisi statistiche degli esperimenti. Quindi, non solo dal punto di vista del fisico nucleare o del fisico, ma dal punto di vista di chi sa cosa si fa con la statistica, mi potevo permettere anche di dire quello che pensavo di un illustre professore di quel settore, perché io lo ero da ben prima di lui. Ci rendiamo conto dell'ampiezza, della complessità, dal loro contributo di indagare e di arrivare alla sintesi di questa drammatica vicenda. Ecco, adesso proseguiamo il nostro excursus facendo parlare due persone sicuramente tra le più informate e più esperte in questo campo.
Quindi io do la parola a Falco Accamme, che è presidente dell'ANAVAF, cioè di una delle associazioni più importanti dei parenti dei soldati ammalati, ex presidente della Commissione Difesa della Camera, e poi al dottor Domenico Leggero. Io credo che tutti coloro che hanno assistito a questo documentario possano trarne una conclusione molto semplice. Noi in Somalia abbiamo operato nel 1993 e 94 con i nostri reparti militari che indossavano calzoncini corti e canottiera quando i reparti degli Stati Uniti a 40 gradi all'ombra adottavano più o meno tute spaziali. Io sono fiorentino e vicino a Firenze c'è Brozzi. A Brozzi c'è un astrologo famoso che riconosce al tasto le ortiche e all'odore il letame. Non so se il livello dei nostri conduttori delle operazioni in Somalia siano stati di una capacità di percezione superiore o inferiore a quella dell'astrologo di Brozzi, perché io credo che vedendo i reparti degli Stati Uniti operare in quelle condizioni e operare in operazioni più o meno belliche come si sono svolte in Somalia, dove pure abbiamo avuto molti morti in combattimento, e operare in quelle condizioni con una tuta e con gli occhiali, con le maschere a 40 gradi all'ombra sia una cosa molto onerosa. Se gli americani in Somalia hanno adottato queste norme, il motivo c'era, e perché già nella prima guerra del Golfo nel 91, tra l'altro noi abbiamo molti casi della guerra del Golfo del 91, molti casi della Somalia del 93 e del 94, gli Stati Uniti avevano capito che dopo quello che era successo nella guerra del Golfo, con tanti militari che si erano ammalati e figli nati deformi, bisognava fare qualche cosa, bisognava adottare queste norme. Queste norme che cosa consistevano? Cose molto semplici: adottare degli occhiali per coprire gli occhi, adottare delle mascherine per coprire il naso e la bocca, adottare delle tute molto fitte per impedire che in altri orifizi interni dell'organismo potessero penetrare le particelle di uranio, adottare i guanti perché con le mani eventualmente screpolate o ferite toccare proiettili, residuati proiettili, era molto pericoloso. Queste norme si scrivono in una riga di stampa. Abbiamo impiegato 6 anni a tradurre in italiano questa riga di stampa, ed io credo che questo governo, visto che gli altri governi non lo hanno fatto, dovrebbe chiedere scusa agli italiani e alle famiglie militari, ma anche dei civili, perché il problema dell'uranio, oggi ne abbiamo qui parlato solo nella sua ottica militare, ma l'uranio ha provocato danni enormi in Iraq, c'è 10.000 casi, in Bosnia, in Somalia, in Kosovo, in Iraq e perfino qualche caso forse più recente nel Libano. Dunque la prima cosa che un governo serio, responsabile dovrebbe fare è ammettere questi errori e chiedere scusa alle vittime, ai parenti delle vittime, civili e militari del nostro paese e degli altri paesi dove siamo stati, perché non era, come dice il nostro governo, noi non avevamo i proiettili all'uranio, ma noi non combattevamo, quello è stato il fuoco amico.
e il fuoco amico è partito dalle basi di Aviano e di Gioia del Colle, perché gli aerei che hanno bombardato armi all'uranio le popolazioni bosnie, cioè, sono partiti da Aviano e da Gioia del Colle. Bastava una telefonata al comandante di queste basi per sapere che erano stati dati ordini ed erano stati ricevuti rapporti di operazione sull'impiego dell'uranio. Quindi una grande responsabilità anche per quello che riguarda le nostre basi e il segreto che circonda le nostre basi, perché questo paese è una repubblica fondata sul segreto e l'uranio è certamente uno di questi segreti. E credo che qui a Bologna parlare di segreti, parlare delle stragi che ci sono state, sia qualcosa di facilmente assimilabile da tutti. L'uranio sono le scarpe con le suole di cartone. Perché i nostri ragazzi, forse i più anziani di voi, o qualcuno che l'ha letto sui libri di storia, sa che i ragazzi che noi mandammo nell'Epiro, nella Seconda Guerra Mondiale, avevano le scarpe con le suole di cartone. Quando è arrivata la prima neve nell'Epiro, si sono congelati i piedi. E dalla Russia sono tornate, come dice il titolo di un libro famoso, 100.000 gavette di ghiaccio. E quindi l'uranio non è altro che le scarpe con le suole di cartone, le 100.000 gavette di ghiaccio. Una sola persona ho sentito ammettere delle responsabilità. Ne voglio fare il nome, l'ingegner Di Benedetti del CISAM, l'istituto militare che un tempo doveva occuparsi di realizzare la prima bomba atomica in Italia. In commissione difesa, nella commissione stragi, ha affermato che è vero, noi ci scusiamo come centro perché abbiamo usato un rilevatore che si chiama AB141B, è un rilevatore di radiazioni che si è scoperto poi che aveva una fascia esplorata di, dico, 10 centimetri, quanto questo foglio di carta. Allora, quei signori che voi vedete in televisione, tutti vestiti di bianco, eccetera, con i loro rastrelli, quelli rastrellano a passo d'uomo, 10 centimetri. Allora, pensate, un poligono come quello di Salto di Quirra in Sardegna, 135 chilometri quadrati, 10.500 ettari, da esplorare con fasce di 10 centimetri, per poi poter dichiarare che tutto va bene. Quanti secoli? Allora, il professor Lodi Rizzini, che giustamente intervenne tempestivamente quando il professor Mandelli fece una relazione colma di errori di ogni tipo, per un ragazzo che fa statistica al primo anno sa che non si può usare la distribuzione di Gauss, ma bisogna usare quella di Poisson per fare dei rilievi quando non si hanno dei dati di massa, neppure questo. Ha dovuto ammettere questo errore, ha dovuto ammettere che aveva considerato un numero di persone enormemente eccedenti, ha mischiato fichi e carote perché ha messo insieme i militari che avevano finalmente, dopo che avevano le norme, 12.000 persone, con altri 30.000 che non le avevano. Ha preso un dato enormemente superiore di missioni, considerando le missioni all'estero come potenziali ammalati. Un conto è andare in missione, ma su 10 persone che vanno in missione, chi è esposto saranno 3, 4, gli altri vanno in altre destinazioni. Per fortuna, io ringrazio il professor Lodi Rizzini perché in un articolo sull'autorevole Corriere della Sera denunciò uno dei veramente dei primi questo grave errore metodologico commesso dalla commissione. Ebbene, avrebbero dovuto chiedere scusa agli italiani quelli che hanno commesso questi errori, che hanno detto in televisione che non c'era alcun pericolo, salvo poi dover ammettere che i linfomi di Hodgkin erano molto superiori all'entità, però non c'è stata nessuna conferenza stampa per quello. Ci sono quindi, dirò ancora una cosa, i dati che vengono raccolti dalla difesa, non so se è un ministero della difesa o un ministero dell'autodifesa, propendo più per la seconda versione. Allora, questi dati vengono fatti risalire al 96, ma i primi dati sono del 91, quindi ci mancano
le operazioni nel Golfo, nella prima guerra nel Golfo, e ci mancano tutte le operazioni in Somalia e parte delle prime operazioni condotte in Bosnia. Allora, questi sono i dati su cui ci... Ma è mai possibile? Viene un ministro della difesa recentemente in commissione difesa, dice sono 37 i morti, poi arriva due mesi dopo sono 77, ma 77 è il doppio di 37. E i malati sono 300, penso che siano molto di più, siamo sull'ordine delle migliaia. Voi pensate che per la commissione Mandelli erano 28. Allora, è possibile che siamo un paese di un'arretratezza così incredibile e che nessuno protesti e che nessuno dica qualche cosa, una parola contro una superficialità incredibile, contro il mantenimento del segreto, contro il non informare l'opinione pubblica? Io ho questa associazione da ormai sono 30 anni, ho seguito casi naturalmente non solo dell'uranio ma di tantissime altre malattie dei militari, dico che sono esterrefatto di quello che succede, della mancanza di reazione, anche a sinistra, ma diciamocelo chiaro, anche a sinistra, incapacità di reagire. Allora speriamo che a Bologna, una città di grandi tradizioni democratiche, ci sia qualcuno che abbia la capacità di reagire. Ringrazio perciò, concludo, il nostro assessore Caserta che rara avis ha voluto prendersi l'onere di fare questa relazione, e la sua collaboratrice Paola che avete sentito, Paola Esposito che avete sentito prima, per aver dato la possibilità almeno a un limitato gruppo di bolognesi di sentire qualcosa di diverso da quello che la stampa di regime impone. Buonasera a tutti. Ho cambiato idea. Prima volevo fare una presentazione più o meno tecnica di quello che è l'uranio, il munizionamento e gli effetti sul personale, in modo da poter capire tecnicamente come funziona, e invece lo riserverò eventualmente a qualche domanda che arriverà dopo. Io volevo rimarcare alcuni concetti che sono stati dati qui. Ci sono vari aspetti che, come dire, compongono la vicenda uranio impoverito. L'aspetto umano è stato egregiamente rappresentato da Miotto, Scanni e compagni, di questo io li ringrazio, ma non smetterò mai di ringraziarlo, perché il dolore che noi viviamo ogni giorno con queste famiglie, credetemi, è stato ben rappresentato, ma probabilmente è solo una parte di quello che avete visto stasera, è solo una parte, le sofferenze sono ancora tante, maggiori e di più. Poi c'è l'aspetto politico. Beh, come avete visto, il caso Uranio probabilmente è molto importante, è una cosa troppo seria, probabilmente, e di questo Mauro Bulgarelli mi perdonerà, forse troppo serio per la politica che ci ritroviamo in questi ultimi anni. È un argomento che mette in discussione non tanto programmi e ideologie politiche, ma mette in discussione proprio la coscienza dei nostri politici. Vivendo entrando in contatto, cercando aiuto a quella che dovrebbe essere la classe politica che quindi ci governa, ci gestisce e ci tutela, noi abbiamo avuto una adesione, un'attenzione verso questi problemi trasversali, abbiamo avuto un rigetto altrettanto trasversale. Chi abbiamo avuto con noi? In modo trasversale, da destra a sinistra, parlamentari che ci hanno aiutato, uno su tutti, Malabarba, Bulgarelli, Alemanno, Ballaman, ecco, lo dico toccando un pochino l'arco parlamentare. De Angelis, Franca Rame e con il marito Dario Fo addirittura hanno messo in vendita delle opere per poter aiutare in modo diretto i ragazzi, ma proprio interventi sul territorio, perché se Ciaccio è riuscito in qualche modo a curarsi a Milano è perché è stato gestito tra virgolette da Franca Rame, è stato aiutato, è stato accompagnato, gli ha trovato l'alloggio, gli sono stati vicini in tutti i sensi, gente, io oserei dire, comune. Chi tra la politica non ci ha mai aiutato? Tutti i leader. La destra non avrete mai visto in questi 10 anni ormai che dura la storia Uranio un leader che ha preso posizione.
per vari e molteplici motivi. Allora vediamo un pochino il perché. Quando gli italiani hanno operato nei Balcani, vi ricordate il quadro politico, quando c'era una maggioranza che non aveva i numeri per poter fare intervenire, allora è andata in soccorso l'opposizione, ed ecco il senso di colpevolezza sul quale ha giocato molto spesso gli americani, ma anche dall'interno, e quindi c'è questa convinzione di un coinvolgimento di tutto l'arco parlamentare. Perché? Prima ho sentito dire da qualcuno, credo da Sepe, in buona fede nel documentario, dice non avevano i soldi per comprare le mascherine o le protezioni. Non è vero, non è affatto vero, purtroppo. Perché il motivo essenziale è un altro ed è squisitamente politico. Nel momento in cui noi avremmo coperto e tutelato i nostri militari sul territorio dove andavamo a fare la pace, qualcuno poteva chiedersi, ma i civili cosa, da chi li proteggevano? Chi doveva provvedere a tutelare i civili? E se è pace, se è stata una guerra tra virgolette tra etnie interne, che senso ha mettere la mascherina? Allora già nell'opinione pubblica vi erano forti dubbi sulla necessità di intervenire in quel territorio. Nel momento in cui intervenivano come avrebbero dovuto intervenire, avrebbero aumentato questi dubbi. Invece l'opinione pubblica doveva essere calmata, doveva essere placata, tenuta buona, in modo che questa pacificazione, tra virgolette, così tanto rimarcata e voluta in buona fede da tutto l'arco parlamentare, andasse fino in fondo. E questo è l'aspetto politico. Ma poi l'aspetto, diciamo così, bellico, ed è l'ultima cosa che tocco proprio per cercare di dare degli input e suggerire anche delle domande. Vi ricordate quando qualcuno qualche anno fa, siamo negli anni Ottanta, gli è venuta la brillante idea di dire, beh, la guerra convenzionale è bella e buona, la possiamo fare, però la guerra nucleare non la dobbiamo fare perché è cattiva, come se magari una producesse una cosa e un'altra un'altra. Questo è un modo di vedere che io non condivido, però fu fatta una definizione e si distinsero quelli che erano gli armamenti cosiddetti nucleari, NBC, nucleare, biologici e chimici, da ordigni e armamento di tipo convenzionale. Hanno fatto una linea, una separazione. Bene, da quel momento, in effetti, la ricerca militare non è andata su nuove tecnologie NBC, nucleari, biologiche e chimiche, ma si è concentrata nel mascherare, secondo aspetti ritenuti da quel protocollo convenzionali, gli effetti convenzionali, gli effetti nucleari, mascherandoli dal punto di vista convenzionale. Ed ecco l'uranio impoverito. È una sostanza radioattiva, è una sostanza a bassissimo costo di produzione, perché l'uranio impoverito utilizzato nei proiettili non è uranio impoverito prodotto, e il professore lo sa bene, ma è uranio impoverito che deriva dalla lavorazione dell'uranio arricchito nelle centrali nucleari, per cui su un chilo, il professore mi bacchetterà se sbaglio le proporzioni, ma forse di qualche grammo, su un chilo di uranio arricchito che viene utilizzato per produrre energia, 995 grammi sono scarto di uranio impoverito, appunto, con dentro una bassissima, ma c'è, percentuale di plutonio, che debitamente inserita nel proiettile convenzionale dà una fa sì che nel momento dell'impatto vi sia una piccolissima micro reazione che porta il carro armato e la struttura, il target colpito, a delle temperature elevatissime di circa 3000 gradi. Ecco il problema uranio. Un proiettile contiene circa 30 grammi di uranio. Ad impattare la corazza di un carro armato mette in dissolvenza 2 centimetri di tutta la corazza. Quindi noi ci troviamo con circa 4 quintali di altro materiale dissolto da 30 grammi di uranio. Questo è il motivo per cui fino ad ora non si è fatta ricerca, perché se si facesse ricerca costante probabilmente ci arriveremo, non si trova l'uranio all'interno del corpo umano, perché è molto più semplice trovare, da una ricerca che fa ovviamente Lagatti, dal personale esposto, una ricerca a volte anche autoconvenzionata, perché mai abbiamo avuto interventi statali per cercare di promuovere la ricerca e di andare in quella direzione cercando di trovare l'uranio, quindi giustificando quello che succede. Noi ci troviamo con 30 grammi di uranio impoverito a dissolvere quintali di metallo pesante. Quindi questi, io credo di aver toccato i tre punti cercando di solleticare. Poi il resto, l'interesse, la voglia di sapere, di capire, beh, questa
probabilmente una maturazione al quale possiamo arrivarci dal basso. Qualcuno pensa che la democrazia possa essere imposta, quindi butta giù uranio impoverito e poi si starà a vedere. Io invece faccio parte dell'altra schiera, cioè di quelli che credono che la democrazia debba essere un percorso intellettuale da seguire e far maturare nel tempo. E io credo che anche l'informazione che dall'alto può essere tappata, se invece si parte dal basso e ognuno di noi prende coscienza di quello che sta succedendo e si fa portavoce verso gli altri, beh, insomma, prima o poi il pentolone scoppia. Quello sarà il momento della verità. E come diceva Shakespeare, la vita è breve, però Schopenhauer, chiedo scusa, la vita è breve, però probabilmente la verità saprà andare oltre. Grazie. Molte grazie anche al dottor Leggero che ha dato ulteriori elementi di conoscenza, e a questo punto entriamo nella parte finale del nostro percorso, arrivando ai livelli, diciamo, della politica e dell'informazione, che sono poi anche un po' la quintessenza della capacità di capire i fenomeni, sapendo che ci sono tanti aspetti che stasera abbiamo soltanto sfiorato e che richiederanno ulteriori approfondimenti. Quindi dare la parola innanzitutto a Mauro Bulgarelli, che è stato membro proprio della Commissione parlamentare sull'uranio impoverito, e poi a Maurizio Torrealta, che tutti conoscete. Beh, grazie. Pensate che prima si parlava dell'uranio impoverito e dei politici che si occupano di uranio impoverito. Io credo che porti estremamente sfortuna, che vi sia una sorta di vendetta di Montezuma Leggero, ovviamente, anche nei confronti di quella parte della politica che si è occupata di uranio impoverito, anche perché sono state varate due commissioni, una dal governo Berlusconi, quello precedente, e l'ultima dal governo Prodi. Quella del governo Berlusconi è durata esattamente un anno, perché è fatta a fine legislatura, quindi decadeva, e quella del governo Prodi si è conclusa dopo un anno con la caduta del governo Prodi. Insomma, dato di fatto, qual è il risultato che hanno portato queste due commissioni? Nessun risultato, se non quello che avete sentito dire, ma che già si sapeva, grazie agli interventi come quello del professor Lodi Rizzini, quello che ha detto Falco Accame, soprattutto rispetto all'unica vera commissione che avrebbe potuto operare attraverso il monitoraggio sul tema dell'uranio impoverito, cioè quella che io ho definito la sciagurata commissione Mandelli. Ne avete sentito parlare, no, qua dentro? Allora, per capirci meglio, cosa ha fatto la commissione Mandelli? La commissione Mandelli, si sono esagerate le presenze all'interno di un territorio per fare risultare basse quelle che erano invece le malattie di ritorno, in un qualche modo. Addirittura Falco ci fu lo scandalo perché vennero conteggiate anche le persone in transito all'interno dei Balcani, che semplicemente facevano transito, sosta all'interno di quel territorio per 2-3 ore. Certi avevano fatto 48 missioni. Esatto, esatto. Per poi andarsene in altri territori. Questo per dire è la sproporzione che vi è stata su quello che poi è l'unico strumento reale, cioè quello del monitoraggio e dello studio epidemiologico, che tenta di scoprire le cause di quello che è. Voglio raccontarvi però alcune cose, perché poi in realtà io non credo che sia vero che tutti i gatti bianchi o grigi di notte sono neri. Vi sono gatti bianchi e gatti grigi che girano di notte, quindi vi sono delle differenze. Quest'ultima commissione è riuscita a incidere, e che se ne dicano anche di Parisi, ministro della difesa, qualcosa è cambiato. Innanzitutto vi è stato, all'interno delle ultime due finanziarie che sono state varate, due emendamenti che per la prima volta nella storia della Repubblica andavano in questa direzione. Poi, qui mi viene da sorridere, anche altri che conoscono questa vicenda, visto che gli emendamenti erano i miei, cioè io li avevo stilati, il primo emendamento, durante la notte, è stata tolta la parola uranio impoverito. Il finanziamento è stato dato comunque, si parlava di malattie, eccetera, 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 ma è stata tolta la parola uranio impoverito. Questa nella finanziaria di 2 anni fa. Nell'ultima finanziaria è stato ancora peggio, perché vedete, vi è un altro problema. Noi, giustamente, ma anche gli autori del filmato,
hanno fatto la scelta di occuparsi solo ed esclusivamente del fatto militare, no? Cioè, perché io credo che sia giusto, perché proprio partendo dall'interno forse riusciamo a scardinare un meccanismo che è quello dell'ambiente bellico e anche dell'ambiente militare, che a lavorare con i militari automaticamente ti rendi conto che vi è uno schema omertà rispetto a qualsiasi cosa accada, ben peggiore di quello che non vi è all'interno di altri settori, insomma. Questo ce ne siamo resi conto in questi 7 anni di lavoro sul tema dell'uranio impoverito, di interrogazioni senza risposta, indipendentemente dai governi che passavano, perché il militare in questo paese, beh, scusate, cerchiamo di non essere ingenui, vuol dire finmeccanica, e se andate a vedere, nonostante vengano tagliate salute, viene tagliata la ricerca, vengono tagliate tutte quelle parti che fanno parte di quello che una volta si chiamava welfare state, tutto l'aumento e l'incremento che vi è stato in questi anni è stato rispetto al Ministero della Difesa e soprattutto rispetto ai quattrini che vanno a finire a Finmeccanica. Finmeccanica è in Italia colei, perché in questo caso è femminile, che si occupa di tutte le questioni militari e degli armamenti, anche della ricerca militare, che guarda caso non viene tagliata a discapito dell'altra ricerca, quella che riguarda più o meno tutti. Anche col governo Prodi vi è stato un incremento rispetto a questo. Allora, questo è uno dei problemi, perché non possiamo fingere rispetto a questo. Vi dicevo, andate a vedere che cosa succede in Sardegna. Cioè, in Sardegna sono presenti il 60% dei poligoni di tiro presenti su tutto il territorio nazionale, tutti su quell'isola. Io veramente di bonifiche non ne ho mai viste fare all'interno dei vari poligoni, andando a fare le solite visite per vedere che cosa succedeva o quant'altro. Perché raccogliere dei materiali da terra, soprattutto nel caso delle alte temperature, e gli studi della dottoressa Gatti, anche quello che diceva il professor Lodi Vizzini, vanno in questa direzione, non è sufficiente. Vuol dire semplicemente raccogliere un po' di spazzatura, ma non vuol dire andare a incidere su quello che è il pulviscolo, l'effetto aerosol, che si deposita poi sul terreno e lì permane. Allora, in Sardegna, perché la popolazione civile? Vi è una frazione vicino a Salto di Quirra, anzi interna praticamente al poligono, si chiama Villa Puzzu, 150 abitanti, 18 casi di tumore, più una serie di nascite di bambini malformi. Cioè, questi sono dati Chernobyl, per intenderci, sono dati che ci riportano alla bomba nucleare in. Allora, io prima dicevo che vi è differenza, che non tutti i gatti sono veri, perché io credo che oggi avremo di fronte ancora più problemi con un governo, e non sto difendendo quello precedente, figuriamoci, con un governo che fa una scelta nucleare. Non credete che su questo vi sia un piccolo problema? È come quando parliamo che dal 1991 gli americani sanno dell'uranio impoverito, nel 1995, ed è presente nel documentario, vediamo il filmato che veniva fatto vedere a tutti i militari che partivano per le aree di guerra, su come si doveva fare prevenzione rispetto all'uranio impoverito, e guarda caso siamo negli anni di maggiore espansione dell'industria bellica sui munizionamenti all'uranio impoverito. Scusate, ma io non mi ci raccapezzo più a questo punto. Se denunciamo questo, facciamo sì di proteggere i nostri militari e continuiamo a percorrere la stessa strada. Allora, l'elemento è molto chiaro. Ci troviamo all'interno di uno schema di guerra globale, all'interno di uno schema di guerra globale permanente, per intenderci. Cioè, dove la guerra diventa l'unica possibilità di risoluzione di che? Dei conflitti? Non è vero, perché è la guerra infinita che produce economia oggi. Nessuno andrà mai a risolvere la questione dell'uranio impoverito, che, ripeto, è una sorta di effetto Montezuma per quello che riguarda i nostri militari che ritornano dai territori di guerra o dai poligoni di tiro. Ma sapete, una cosa che mi ha fatto uscire quasi di senno è che nei poligoni di tiro, lo diceva prima Leggero, l'abbiamo visto nel filmato, lo diceva Leggero nel filmato in realtà, vengono affittati ad aziende private, Thomson, aerospaziali, ma anche aziende private italiane, attenzione, che comunque fanno munizionamento e quant'altro. Sapete che vige l'autocertificazione?
cioè non hanno il dovere, quindi non vi è nessuno che ha l'ulteriore dovere di andare a controllare quale tipo di munizionamento è stato utilizzato, perché basta semplicemente la firma del signore che ha versato, quant'è, 50.000 euro? Oggi l'affitto per un giorno di Salto di Quirra, 50.000 euro, l'affitto di un giorno, e nessuno andrà mai a controllare che cosa è stato esploso, che cosa è stato sperimentato all'interno di quel pezzo di terra. Allora capite che tutto ciò diventa assolutamente ridicolo, perché in realtà il problema è tutto ciò che viene varato come economia, e lo trovate in finanziaria in maniera molto clara, dagli stessi stati. Io sono convinto che ai militari verrà riconosciuta la causa di servizio, perché fa parte della sfera diritti e questa non si nega, anzi diventa anche una modalità per mettere un po' a tacere la cosa. Teniamo conto che contemporaneamente vi è stato un passaggio fra quello che era l'esercito di leva e l'esercito professionista, quindi cambiano le regole d'ingaggio, sono individuali, nessuno potrà più dire che si è trovato per caso a fare quello all'interno di quel territorio. Probabilmente diventeranno anche i nostri militari dei Robocop, come diceva Falco e Cane, no? Ce li troveremo con vestiti da astronauti o quant'altro, più protetti rispetto a quello che loro stessi stanno usando, probabilmente anche contro popolazioni civili, quello che succede in Afghanistan o in altri posti, e rispetto a questo nessuno darà delle risposte, perché questa economia, anche quella legata all'uranio impoverito, fa parte dell'economia di guerra, e andatevi a vedere le finanziarie, gli aumenti e gli incrementi che vi sono rispetto agli armamenti e a tutte le altre cose. Questo succede da 7 anni a questa parte, indipendentemente dal governo che abbiamo attraversato. Grazie. Molte grazie a Mauro Bulgarelli. L'ultimo intervento, Maurizio Torrealta. Poi, siccome i relatori sono stati per la verità bravi, ci sarà il tempo, se ci sono, per alcune brevissime domande alle quali dare altrettante brevi risposte. Grazie. Io ho la sensazione che questa difficoltà nel comprendere l'argomento di cui stiamo parlando faccia riferimento ad una... ad un paradigma molto semplice, che chi sa non parla e chi parla non sa. Non perché ci siano livelli diversi di conoscenza più o meno approfondita, ma per un semplice motivo, che l'uranio impoverito è un'arma. È un'arma che, come tutte le armi, non deve essere pubblicizzata con un libretto delle istruzioni, con le spiegazioni di quali sono i processi fisici che vengono utilizzati quando questa produce gli effetti che conosciamo. È un'arma che dà un grandissimo vantaggio a chi la sta usando, un vantaggio che non può essere condiviso con altri paesi, con altre nazioni, con altre culture. E questo è il motivo primo. E per cercare di capire questo bisogna tornare indietro nel tempo, rendersi conto quando è nato, quando è stato sperimentato la prima volta l'uranio impoverito. Appare per la prima volta sperimentalmente sul campo nel 1974 durante la guerra del Kippur, ma solo sperimentalmente, ha effetti straordinari. Israele riesce a sconfiggere Egitto, Siria e Giordania, ma poi viene usato per la prima volta in maniera massiccia nel 1991. Cosa succede nel 1991? Il 1991 è interessantissimo come anno, perché la dottrina del nucleare cambia immediatamente. L'Unione Sovietica crolla. L'ipotesi che veniva fatta di utilizzo delle armi nucleari prima della caduta dell'Unione Sovietica era: le useremo nel caso l'Unione Sovietica invaderà un paese europeo. Questa era la decisione dell'amministrazione americana. Nel 1991, e non esisteva ancora nel 91 il pericolo terrorista, non esisteva ancora, l'amministrazione americana fa una scelta particolarissima, una scelta che è stata definita la dottrina dell'ambiguità calcolata nucleare. La scelta è: siamo pronti a utilizzare l'opzione nucleare. Questa è la nostra scelta pubblica. Privatamente potremo anche non utilizzarla. Non significa nulla un discorso di questo genere, definirla ambiguità nucleare è quantomeno appropriato. Ambiguità nucleare calcolata.
Infatti, nella guerra del Golfo, una guerra fatta, ricordiamocelo, per sconfiggere Saddam Hussein che aveva invaso il Kuwait, con 28 paesi alleati, la scelta dell'amministrazione americana è: se ci colpiranno con armi chimiche o batteriologiche, noi reagiremo con il nucleare. Un nucleare, badate bene, non più calibrato per lo scontro tra due superpotenze, quindi di grandi dimensioni. Un nucleare che vuol dire utilizzare armi che sono calibrate sui 5 chilotoni, tanto per intenderci. Ricordiamoci, la bomba di Hiroshima era 16 chilotoni, quella di Nagasaki 22 chilotoni, quindi armi molto più piccole, armi, le cosiddette mini nucleari. Ma è una scelta che l'amministrazione americana ha fatto, e ha fatto in maniera esplicita. Quindi quando si dice scegliamo l'opzione, vuol dire che erano disponibili armi di questo calibro, di questa portata, molto molto precisa, che non esplodevano come successe per Hiroshima in aria, per avere un effetto maggiore, ma esplodevano dentro la terra. Le famose bunker buster, le prime due, le GB-28, furono utilizzate proprio, non si sa se caricate con testate nucleari oppure no, nel 1991, l'ultimo giorno della guerra di Desert Storm, il 27 febbraio del 1991. Cosa significa questo? Significa che improvvisamente, assieme a questa scelta di riduzione della possibilità di intervento nucleare, improvvisamente appaiono sul campo un altro tipo di nucleare, che secondo me, per capire bene cosa sia, dobbiamo assolutamente mettere in relazione uno con l'altro, il cosiddetto uranio impoverito. Il cosiddetto uranio impoverito, che permette di forare come burro le corazze dei carri armati di Saddam Hussein, ma anche, attenzione, di creare una radioattività di sfondo, una firma nucleare, perché poi si parla di uranio impoverito, ma quello delle mitragliatrici, dei cannoncini sugli aerei anticarro A-10, ma anche delle 2 tonnellate nei Tomahawk che venivano lanciati dalle navi, i missili Tomahawk. Bene, si crea una radioattività di sfondo, una presenza dell'uranio 238 tale da praticamente rendere davvero impercettibile, o come dicono, ambigua, la presenza anche di un eventuale utilizzo di una mini nuke, una bunker buster di soli 5 chilotoni che esplode sotto il terreno. Queste due cose vanno tenute presenti, non si può capire l'uranio impoverito se non si capisce questa firma, ma ogni Stato ha una sua strategia, e la strategia di guerra è quella di vincere la guerra non andando a far battaglia, di avere una potenza così forte, così presente, da permettersi di sfruttare gli errori del nemico. E badate bene, la guerra del Golfo da questo punto di vista presenta queste caratteristiche. Un piccolo Stato che fa una sciocchezza, invade uno Stato importante dal punto di vista energetico, un piccolo Stato che aveva sì armi batteriologiche vendute poi proprio dagli americani, e la famosa Antrace modificata che gli stessi americani avevano venduto, ma tutto sommato un intervento facile che permette per la prima volta di creare una tale ambiguità che evita di ricorrere all'utilizzo della cosa che l'umanità aborre, che è il nucleare. Noi abbiamo una visione del nucleare, che è quella di Hiroshima, che ci obbliga moralmente a rifiutarlo, tutti, indistintamente, tutti i paesi. Bene, il nucleare è stato sdoganato, viene sdoganato con l'utilizzo dell'uranio impoverito e con la possibilità ambigua di utilizzare altre forme di nucleare più calibrate, più piccole. Questo veniva detto ai tempi del 91, ma adesso ormai siamo arrivati in una situazione più deteriorata, si può intervenire in maniera preventiva con armi nucleari come le B61, 11, quelle che sono già state previste in un utilizzo contro l'Iran per bombardare i reattori iraniani. Tutto questo è avvenuto, noi possiamo non essercene resi conto, forse noi non abbiamo neanche percepito l'utilizzo di armi di questo genere,
perché c'è stata questa copertura legata in, proprio in maniera attaccata, una sorta di necessità di dissimulazione per sdoganare una grande forma di potenza militare, che è l'uso del nucleare. Noi siamo ancora qui che parliamo degli effetti e del funzionamento dell'uranio impoverito, senza capire che dietro questo paravento c'era una presentazione di qualche cos'altro. E queste due cose dobbiamo tenerle unite assieme per capire esattamente come funzionano. Allora a questo punto possiamo permetterci anche di essere un po' più arroganti. Possiamo permetterci di dire: abbiamo violato la promessa morale che avevamo fatto di non ricorrere più al nucleare, sia che sia impoverito, sia che sia invece nucleare delle mini nuke. Diciamolo questo, affrontiamo il problema del nucleare a volto aperto. L'abbiamo violata questa reciproca promessa, anche se gli stati per motivi di convenienza fan finta di non vedere, anche se le varie potenze fan finta di non vedere, i russi useranno le loro armi di questo genere in Cecenia e noi facciamo finta di non vedere, chissà cosa è stato usato in Afghanistan. Si dice addirittura che viene definita l'uso di una mini nuke come area denial, sistema per rendere non praticabile un'area. Perché quando si butta una bunker buster che distrugge tutti i rifugi sotterranei che ci sono, comunque quell'area è a tal punto inquinata per tante migliaia di anni che l'area non è più praticabile. Tora Bor, esatto. Allora, vogliamo aprire gli occhi fino in fondo? Visto che qui nessuno ci dà retta, cominciamo a aprirli fino in fondo. Quello che è avvenuto con la presenza dell'uranio impoverito sul terreno di battaglia nasconde la presenza del nucleare in maniera più piena, anche se non percepibile, non nascosta. È su questo che dobbiamo cominciare a ragionare, è su questo che secondo me bisogna cominciare a ragionare, perché se è passato nel 91, passerà nel 2002 e passerà ancora da qui in avanti. E i discorsi di appello alla moralità, alla insanità di queste scelte non potranno più avere presa, perché ormai così segretamente è stato sdoganato. Ho finito. Ci sono argomenti di riflessione e io chiedo se ci sono dei contributi, delle brevi domande veramente stringate, oppure concludiamo la nostra serata. Una replica di Isabella Filippi. Allora, non entro sicuramente nel merito della tematica, perché è stata ampiamente trattata da persone molto più competenti di me. La domanda che però mi sorge proprio dal cuore è: come facciamo a intervenire, come facciamo a dire la nostra, se informazione, comunicazione, cultura su queste cose nessuno ne fa? Nella civilissima Bologna, per poter organizzare questo convegno, questa discussione, abbiamo dovuto lottare con le mani, con i denti. Allora, la prima forma per poter replicare, per poter agire, per poter realizzare una società democratica è l'informazione e la conoscenza. L'informazione e la conoscenza in questo paese vengono fatte oggi prevalentemente dalle televisioni e dai giornali, che ci impongono quotidianamente intere pagine, se parliamo di giornali, dei nostri omuncoli, più o meno omuncoli politici. La televisione ormai è diventata una sorta di bollettino di guerra sui vari incidenti stradali o meno. Penso alle scuole, io l'ho già detto prima, presiedo questa associazione che ha come obiettivo primario quello della formazione e della cultura, questi argomenti nelle scuole non si trattano. Quindi non abbiamo neanche la possibilità di avere una prospettiva futura, perché noi stiamo formando le nuove generazioni su delle clamorose balle. Allora, io credo che prima o poi qualcuno, spero, nella mente sonnecchiosa e nella realtà sonnecchiosa anche della dotta e avanguardissima Bologna, cominci veramente a non fare soltanto una serata, perché con una serata non risolviamo niente. Con l'evento di un giorno non risolviamo niente, personalmente non ne posso più di eventi. Vorrei delle politiche costanti, continue, sistemiche, che comincino a dire che la gente non ne può più. E questa politica, sono molto d'accordo, deve partire dal basso, perché dall'alto abbiamo capito che non partirà. E non solo, continua in modo
credo sempre più, mi auguro per tutti, per molti, per sempre di più, insopportabile la forma di comunicazione che avviene, di conoscenza, perché ci considera i cittadini, la res pubblica, ad un livello di consapevolezza e di cultura uguale a zero. Credo che dobbiamo cominciare a ribellarci, a farci trattare come degli stupidi, cittadini stupidi, buoni soltanto per essere indottrinati. Quindi per quello all'inizio ho aperto dicendo speriamo che questa serata non finisca qua, perché sennò è un fallimento. Grazie. Grazie per il sostegno. Prego, vi chiederei solo di essere davvero telegrafici, grazie. Se si presenta... Sì, buonasera, io sono Manuela Cosmai e... Sto parlando qui a nome a questo punto sia della mia associazione Laboratorio di Politiche Pubbliche sia come conduttrice di Radio Cooperativa di Padova, che è un emittente popolare di base che si mantiene grazie ai contributi degli ascoltatori. Quello questo lo dico perché non abbiamo nessun tipo di padrone, non c'è una pubblicità né commerciale né politica, nessuno che ci possa venire a dire cosa possiamo dire e cosa no. Noi è 9 anni che stiamo seguendo il caso Uranio Impoverito. Vi tralascio tutte le difficoltà che abbiamo avuto nel documentarci, nel far parlare i vari esperti, nel contattare le persone. Io sono voluta intervenire subito dopo la rappresentante dell'associazione, proprio perché chiaramente condividendo che sia un percorso culturale, sia una questione politica, sia una questione culturale, l'invito è per voi che siete venuti qui a continuare ad informarvi, a tenervi informati sulla cosa. Noi siamo una radio locale regionale e trasmettiamo solo in Veneto, esistono però delle esperienze anche nella vostra regione, esistono esperienze anche per fortuna a livello nazionale, non solo radiofoniche ma anche di documentazione dal punto di vista cartaceo o audiovisiva. E io penso che se ci appoggiamo soltanto alle proposte che ci vengono dalle amministrazioni o dalle autorità non ne ricaviamo nulla, proprio per gli interventi che abbiamo sentito non c'è bisogno che ve li stia a ripetere. Quando si nomina Finmeccanica, quando si nominano le autorità militari e tutto il capitale, tutti gli interessi che ci sono in questi settori, vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Conosciamo penso tutti il discorso amianto e le malattie professionali. Lì abbiamo l'industria, il segreto, Falco Accame parlava della Repubblica fondata sul segreto, non è solo militare, è anche industriale. Chissà perché tutte le volte che c'è di mezzo il capitali e gli interessi, la tutela della salute singola e ambientale, perché quello che penso sia venuto fuori per tutti è che l'uranio impoverito ha anche una tossicità radiologica bassissima perché è una scoria a bassa radioattività, è vero, ma se ingerita non è così bassa la tossicità radiologica e soprattutto se incendiata. Il problema è, secondo me, che è anni che ci battiamo per divulgarlo e non ci stiamo riuscendo con sto grande successo, è che chi si interessa a sua volta diventi un costruttore, un media, continui ad approfondire anche singolarmente, anche con le proprie risorse l'argomento, continui a cercare i punti di informazione e magari diventi esso stesso un anello di congiunzione. Perché dal basso è l'unica speranza che abbiamo perché queste cose vengano fuori e vengano a colpire questi interessi. Grazie. Molte grazie. Ci sono due brevi repliche della dottoressa Gatti e del dottor Leggero che ci dà altre notizie. E poi se ci vogliono essere altre piccole reclime, prego. Una brevissima in risposta alla signora Torrealta e risposta alla giornalista. Lui ha parlato di sdoganamento del nucleare, frase bellissima che io ho apprezzato molto il suo intervento. Se mi permette, io vorrei vedere questa situazione in un'altra chiave di lettura, la mia. Gli americani si sono trovati con tutti i rifiuti delle centrali nucleari e con tutte le discariche piene.
Allora, c'è stato qualche scienziato, qualche fisico, che ha fatto presente che l'uranio impoverito, come il tungsteno, hanno delle durezze molto particolari, per cui se lanciati contro un bersaglio, l'attrito che c'è con l'aria determina un aumento di temperatura che di solito fa fondere la punta, quindi non riesce a penetrare. Questo non avviene con l'uranio e con il tungsteno. Quindi hanno detto, le bombe al tungsteno che ci sono, che stiamo impiegando, costano tanto. L'uranio impoverito invece costa niente, perché dovrei spendere per poterlo mettere in discarica particolare. Le discariche le hanno già tutte piene, quindi non sappiamo poi dove metterlo. Quindi invece di spendere per buttare via il rifiuto, perché non lo andiamo a buttare da un'altra parte? E quindi è venuta fuori la cultura della bomba all'uranio impoverito, che una volta che vengono gettate, come dicevo, aerosolizzano, cioè diventa quasi un gas, per poi ricondensarsi in goccioline piccolissime, nanometriche, piccolissime, le quali se respirate non si fermano nei polmoni, ma in un minuto passano la barriera polmonare e in un'ora sono già al fegato. Quindi possono raggiungere tutti gli organi interni. Qui è la differenza che fanno questi inquinamenti bellici. Quindi questi signori hanno trovato la maniera bellissima di andare a portare i rifiuti in case altrui, che non è detto che poi sia solamente la zona bellica, perché il vento porta queste cose anche in zone diverse, Albania, Grecia. Il problema viene adesso, che queste persone sono contaminate per un X di anni che non sappiamo quali siano. Quindi queste persone, anche quando hanno fatto la pace, che sono tornate amiche, continueranno a morire come gli animali, come la natura che viene contaminata. Ed è una contaminazione che questa non va via. Quindi le nuove guerre ci portano a qualcosa che è un pochino più terrificante, a mio avviso, perché è qualcosa che i trattati di pace non riescono poi più a restituire, ad integro, cioè l'ambiente viene contaminato per sempre probabilmente. Quindi noi ci troviamo con un nuovo tipo di guerre che non so come noi riusciremo ad arginare. Le future generazioni verranno condizionate da questo. Quindi hanno trovato anche la maniera per, scusate il termine, eliminare a distanza. Quindi non c'è più la guerra di 6 giorni, c'è qualcosa che continua nel tempo che non riusciremo ad arginare. Grazie. Grazie. Il dottor Leggero. Sarò telegrafico per rendere bene l'idea del dramma che stiamo vivendo. 88.000 circa, non abbiamo superato i 90.000 uomini impiegati tra Balcani, dai Balcani in poi, fino all'Iraq e Afghanistan attualmente. Non vi confondete, non facciamo, io la definisco la confusione Mandelli, cioè sulle presenze. Le presenze saranno state probabilmente 700-800.000, ma la presenza è ogni uomo che va e che ritorna. Io nella commissione Mandelli ero stato 5 volte nei Balcani, Mandelli mi ha contato per 5 volte sul posto. Questa è stata la tecnica che hanno utilizzato per gonfiare i numeri, ma in effetti la presenza reale degli uomini impiegati è di circa 88.000. Attualmente i casi sono 2.551, di cui 166 sono i deceduti. La matematica vuol dire il 2,8% dei nostri ragazzi che hanno lavorato in quei settori si sono ammalati. Ogni commento lo lascio a voi. È raggelante. Beh, molto rapidamente, innanzitutto a disposizione per questa cosa che chiedi. Tu sai che io non sono più parlamentare, ho finito finalmente, mi sto disintossicando in questi giorni e con buoni risultati anche, cioè riesco a tornare in mezzo alla gente, sono un'altra persona, e cioè, no vabbè, a parte questo, io volevo semplicemente dire una cosa, che stasera è stato estremamente interessante anche per l'ultimo intervento della dottoressa Gatti, perché riusciamo a stabilire delle connessioni
Non abbiamo parlato semplicemente di militari uranio impoverito, che sono un frammento. Se dipaniamo la storia dell'uranio impoverito, delle persone e del pulviscolo che non riguarda solo la cosiddetta area di guerra, ma quel pulviscolo è andato anche in mare. In mare viene ingerito da pesci, entra nella catena alimentare, come entra nella catena alimentare nei poligoni di tiro, per ovvi motivi, perché è pulviscolo e non lo sa che deve stare all'interno di quell'ipotetico recinto presidiato da militari che dovrebbe far sì che il pulviscolo non esca da quello. Se noi cominciamo a ragionare su questo, ecco che allora, forse, attraverso anche l'uranio impoverito, come attraverso altre mille cose, possiamo anche tracciare un po' di quello che accade nel nostro quotidiano. Bene, allora, provate a pensare a tutto ciò che sta succedendo in questo momento nel nostro paese, che sta diventando famoso per avere le leggi migliori del mondo, che automaticamente, una volta varate, non vengono mai applicate, per diventare subito leggi speciali, perché subentra qualcos'altro. Sto parlando dello schema sicurezza e di tutto l'impegno che viene messo per far sì che le persone siano sempre più diverse l'una dall'altra. Ma ora io mi chiedo, se una persona che vive nei Balcani o in qualsiasi altra area di guerra, cioè guardate in una buona parte del pianeta, perché più o meno ad oggi sono 72 i conflitti in atto, alcuni più mediatici perché vedono la partecipazione italiana dei nostri ragazzi e allora magari se ne parla pure, ma altri dove siamo sempre presenti indirettamente, magari attraverso l'industria degli armamenti, che guardate che in Italia è ben presente, è riuscito a modificare una delle leggi migliori che c'erano in questo paese, che era la 185, sulle esportazioni di armi. Questo si è riuscito a fare Finmeccanica e l'industria degli armamenti. Bene, forse guarderemo con occhi diversi anche le persone che arrivano come clandestini nel nostro paese. Mi volete chiedere, cioè, veramente, spiegatemi come si fa a vivere in Somalia dopo che per decenni, altri l'hanno confessato, ad esempio gli svedesi, abbiamo investito e seppellito nel Corno d'Africa tutti i rifiuti radioattivi che venivano prodotti da chi? Da noi, le democrazie avanzate dell'Occidente. Ora qualcuno mi deve spiegare come fanno delle persone a vivere in quel luogo, come si può vivere oggi nei Balcani, come si può vivere oggi in Afghanistan, come si può vivere oggi in Congo, come si può vivere oggi... La gente che viene via da quelle aree, io credo, dovrebbe avere quantomeno diritto, a una sorta di diritto d'asilo ambientale, per problemi di tipo ambientale. Vedete, è facile dire, vengono qui, portano via il posto di lavoro, ma noi non gli dobbiamo niente. Non è vero. Noi dobbiamo, quello che dobbiamo ai nostri ragazzi, lo dobbiamo anche a quelle persone. Perché se i nostri si sono ammalati in quel territorio è stato innaffiato abbondantemente di uranio impoverito o con simili, perché poi non è solo l'uranio impoverito. Non credo che esistano armi di serie A o armi di serie B, insomma, per intenderci. L'industria bellica oggi è economia, la guerra è economia e tutto ciò che ci accade sono connessioni legate anche a un frammento, sì, che è quello dell'uranio impoverito. Grazie. Thank you.